Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli di oggi. L'AIFA annuncia il vaccino AstraZeneca anche agli anziani senza fattori di rischio. Leucemia linfatica cronica, come convivere con la malattia. Senior Italia, basta truffe agli anziani, la politica si metta d'impegno a contrastare questa piaga. Ipercolesterolemia, fattore di rischio per l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Sia al vaccino anti-Covid AstraZeneca anche agli over 55 in buona salute, ha precisato la Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA, secondo cui anche se al momento per il vaccino AstraZeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, cioè fra i soggetti giovani fra i 18 e i 55 anni, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio-rischio di tale vaccino risulta anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio. La commissione AIFA inoltre sottolinea che per tutti e tre i vaccini attualmente disponibili è stata accolta integralmente l'indicazione rilasciata da EMA, per cui tutti possono essere utilizzati nell'intera popolazione autorizzata. La leucemia linfatica cronica è la forma più frequente di leucemia nei paesi occidentali. È una malattia del sangue che si manifesta tipicamente nelle persone anziane. È definita cronica perché ha quasi sempre un decorso molto lento, spesso senza sintomi o con pochi disturbi per il paziente, che può continuare a svolgere una vita normale per molti anni senza terapia. Sentiamo. Questa malattia ha un decorso molto lungo, di anni o decenni, da cui il termine cronico. I pazienti sopravvivono alla malattia e quindi vivono insieme alla loro malattia e quindi in qualche maniera il numero di pazienti aumenta perché ogni anno avremo 5-10 che si ammalano e gli altri saranno ancora con la malattia e quindi il numero diventa in 10 anni ci saranno almeno 50-100 persone su 100.000 abitanti che presenteranno questa malattia. In un terzo dei casi starà benissimo per tutto il resto della vita, non avrà mai bisogno di alcun intervento, non avrà mai bisogno di nessuna terapia. Il resto dei pazienti, diciamo circa due terzi, nell'arco di anni, se no addirittura appunto decenni, questa malattia lentamente si espanderà e arriverà a un punto nel quale c'è bisogno di un trattamento. Quindi la differenza grossa in questo tipo di leucemia rispetto alle altre leucemie, ma rispetto anche a molti altri tumori, è che fatta la diagnosi, fondamentalmente non si fa niente e si sta ad osservare come evolve la malattia. L'impegno per prevenire e contrastare le truffe agli anziani deve diventare una priorità nazionale per la politica, incrementando gli investimenti per combattere questa drammatica piaga. A chiederlo è Senior Italia Federanziani, che denuncia la maggiore esposizione dei senior in questo momento all'azione dei truffatori vecchi e nuovi. Senior Italia infatti stima, in base ai dati del Ministero dell'Interno, che sia di almeno 20.000 il numero degli anziani vittime di truffa nel corso del 2020, dato che diventa ancora più allarmante se si considera che a questi numeri andrebbero sommati tutti i casi in cui non si effettua la denuncia. L'insorgenza di malattie cardiovascolari è legata al livello di colesterolo nel sangue. Una concentrazione troppo alta di colesterolo rappresenta infatti un importante fattore di rischio. Sentiamo. Le dislipidemie possono essere delle ipercolesterolemie pure, cioè un aumento del colesterolo semplicemente, oppure un aumento del colesterolo e dei trigliceridi in associazione. Fatto questo che aumenta ancora di più il rischio di sviluppare delle complicanze a livello delle arterie, un po' di tutti i distretti. L'ipercolesterolemia dunque è assolutamente da considerare ed eventualmente da trattare quando è il momento. Mano a mano che aumentano i livelli di LDL, cioè quello che volgarmente viene considerato il colesterolo cattivo, aumenta la probabilità di sviluppare una malattia aterosclerotica a livello delle arterie del nostro organismo. In più distretti, il distretto cerebrovascolare, il distretto ad esempio carotideo, cioè delle arterie del collo, piuttosto che il distretto delle arterie del cuore, che si chiamano coronarie o anche a livello aortico ed a livello delle arterie delle gambe.
L'ipercolesterolemia dunque facilita la formazione di placche a livello dei nostri vasi che via via possono andare ad ostruire il flusso del sangue nel loro interno e talvolta si possono rompere e determinare delle occlusioni acute dei vasi. Signor News termina qui, grazie per averci seguito e arrivederci, a domani.